Ciao ragazze, benvenute sul canale. Oggi video dedicato all'aggiornamento del mio progetto smaltimento prodotti. Vediamo un po' come sono andato e cosa ho terminato. Allora, vi faccio vedere i prodotti che non sono riuscita a terminare. Allora, innanzitutto c'è una matita labbra di Wycon che non sono riuscita a trovare, comunque quella non l'ho utilizzata ed è ancora lì, nuova. Però devo dire la verità, in quest'ultimo periodo non sto utilizzando rossetti, giusto qualche gloss o principalmente il burro cacao, perché ho le labbra particolarmente secche, quindi la matita non l'ho utilizzata. Poi abbiamo On di Mulac, che ho bucato e penso di riuscire a terminarlo, insomma, entro l'anno. E questo mi sta piacendo, io lo utilizzo per uniformare la palpebra. Poi abbiamo il correttore numero 33 di Puro Bio, anche questo penso di riuscire a terminarlo entro la fine di agosto, primi di settembre. Poi abbiamo la matita di Clinique, sono qui, quindi ormai sta quasi per terminare. Questa era la Green, che più che green sembra un grigio fumo, infatti la utilizzo per ogni look. Le matite di Clinique mi piacciono tantissimo. Poi c'era Opal, l'illuminante di Becca, che ho bucato tantissimo, quindi spero di riuscire a terminarlo a breve. Vi faccio anche un piccolo swatch per farvi vedere il colore. È un bellissimo color champagne rosato. Poi in questo pottino abbiamo la terra di Puro Bio, la numero 02, e niente, ancora la sto utilizzando, non è bucata né nulla, anzi l'ho molto trascurata, devo dire la verità. Poi arriviamo alle soddisfazioni. Allora, sono riuscita a terminare il primer The Pore Professional di Benefit, questa era una mini taglia. Se vi ricordate, avevo provato un campioncino, mi era piaciuto perché dava quell'effetto tipo Photoshop levigante, quindi l'ho voluto provare, anche perché con lo sconto le mini size poi non sono così proibitive. E niente, in realtà l'avevo preso, questo è pieno zeppo di silicone, quindi l'avevo preso giusto per qualche occasione particolare e sinceramente non ci sono mai occasioni particolari. Non so se capita anche a voi di acquistare dei prodotti, o così come magari anche capita abbigliamento da utilizzare in occasioni particolari e poi queste occasioni non si presentano mai nella vita. E quindi l'ho utilizzato come primer occhi, come primer viso non tanto, perché poi essendo pieno zeppo di siliconi un po' non mi andava di utilizzarlo nella quotidianità, e l'ho utilizzato come primer labbra e devo dire che è fantastico perché il rossetto dura tutto il giorno. E niente, insomma, questo, se volete provarlo, vi consiglio di acquistare la mini size, non quelle grandi, anche perché ne basta poco e dura tantissimo. Comunque contenta di averlo terminato. Poi ho terminato questo qui, che è il correttore illuminante di Bare Minerals, lo Stroke of Light. E questo è un correttore illuminante e mi è piaciuto tanto. Peccato però che Bare Minerals non è più in vendita sul sito di Sephora, forse lo trovate su Felonique, non saprei, però sinceramente preferisco utilizzare ormai altro. Poi un prodotto che per me è stata una bellissima scoperta è questo cipria della Dottor Hauschka a forma di petalo di rosa, bellissima, ed è una cipria, diciamo così, correttiva, con quattro colori differenti, tipo il verde, il giallo, il marrone. Poi sul mio blog trovate la recensione più accurata. E niente, quindi l'ho terminata e questa l'ho utilizzata sia sopra il fondotinta per fissare appunto la base, e mi è piaciuta tantissimo perché non è che andava a modificare il colore del fondotinta, però soprattutto mi è piaciuta utilizzarla come
diciamo come un fondo minerale, ecco, giusto per quelle occasioni in cui non mi va di truccarmi, non mi va di mettere un fondotinta, ma voglio però uniformare il mio viso, il colorito. E andavo ad utilizzare questa e devo dire la verità, dura anche molto di più delle polveri minerali, dei fondo minerali, quindi mi è piaciuta tantissimo. Il costo è un pochino alto perché parliamo di 30, forse 35 euro, però se la trovate in sconto ve la consiglio perché è stupenda. Poi ho terminato un mascara alla rosa che non avevo mai provato, alla rosa Moschetta, della linea Moschetas. E nel momento in cui utilizzavo questo mascara ho notato che le ciglia si sono un attimino rinforzate, perché generalmente quando vado a struccarle qualche ciglia cade. Invece nel periodo in cui ho utilizzato questo mascara devo dire che non è successo. L'effetto non è un granché, voglio dire, un effetto proprio da mascara quotidiano, ecco. Cioè si vede che avete il mascara, però non è un effetto figliacinte, figlia, non ho non so cosa ho detto, un effetto ciglia finte, scusate, ma questa mattina proprio non connetto e niente. E diciamo non è un effetto ciglia finte, ma comunque non è nemmeno particolarmente allungante, però un pochino le incurva. Comunque come mascara quotidiano a me è piaciuto. Poi ho terminato questo ombretto che era Far Far Away, che ora non mi ricordo che colorazione era, credo un color champagne rosato. E poi il primer, questo ombretto è di Mulac. Poi il primer di Essence, l'Instant Matte. Allora, sinceramente non so dirvi né se mi è piaciuto né se l'ho amato. Cioè, è un primer fissante, sì, fissa il trucco, toglie quella polvere dal viso, però non ho notato un effetto matte, sinceramente. Quindi, non so se lo riacquisterei. Sinceramente, è comodo, magari anche da portare in viaggio, perché è piccolino. Però, non lo so, non mi ha convinto, sinceramente. E niente, questi erano i prodotti che facevano parte del mio progetto smaltimento e vado ad aggiungere la cipria di Alverde, la cipria minerale, questa è la numero 02, che attualmente sto utilizzando come fosse un fondo minerale. E poi voglio terminare questa qui, la Freedom della HD Pro della Makeup Revolution, che è una cipria apparentemente verde, fortunatamente non lascia questo colorito verde. E questa cipria la voglio utilizzare più che altro come, diciamo, backing. E nel momento in cui l'applicate, vedete, diventa poi un po', vira un po' sul giallognolo poi. E nel momento in cui l'applicate sulla zona, per esempio, del contorno occhi o comunque sul viso, e svolge un effetto proprio lifting. La pelle diventa morbidissima e anche ad esempio sotto il contorno occhi, l'ho fatto provare da una mia amica che ha il contorno occhi secco, era diventata liscia come seta, quindi è un buon prodotto. Però voglio terminarlo perché ho troppe cipre. E niente ragazze, questo era l'aggiornamento del mio progetto, spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!